Allora, noi abbiamo subito in linea la nostra Franca Bianconi. Franca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, un ottimo pomeriggio. Bravo, ottimo. Dire, che bel pomeriggio. Esatto. Quindi Stefania e Ondri sono sul podio, un terzo posto vi soddisfa, Franca? Pienamente, pienamente, perché è stato cercato ma sofferto, perché come hai visto da come si è sviluppata la gara, era una gara con coppie veramente di valore ma che rischiavano tutte moltissimo, e quindi non sai mai, quando vai a rischiare così tanto vedi che anche coppie esperte, espertissime, possono sbagliare, insomma. Si giocava alto, si giocava a un livello altissimo, e quindi è andata più che bene, direi. Beh, se si giocava a livello altissimo e i tuoi sono sul podio, io penso che questa sia una soddisfazione immensa, mentre noi stiamo riguardando proprio l'esercizio dei tuoi ragazzi. Bravi, merci voi che potete rivederlo, lo vorrei rivedere anch'io, lo rivedremo tante volte. Direi che oggi è andato tutto abbastanza bene, Stefania ha aperto il doppio salto iniziale, però poi tutto il resto molto bene, sollevamenti tutti a livello, la trottola bene, la spirale molto bene, anche quella, hanno dato molto anche dal punto di vista dei components, mi sono sembrati maturi sul ghiaccio, molto, molto dentro nella loro parte flamenco, e oggi sono stati premiati un pochino di più, non completamente, perché in Canada in effetti i components erano tutti sopra il 7, qui invece sì, erano tutti sul 6, 6,80, 6,70, sì, sì, hai ragione. Però cosa posso dirvi, forse un metro di giudizio diverso proprio per tutta la gara, insomma, ecco. Sì. Poi sui components, come dici tu, insomma, ogni gara è a sé, no? Giustamente. Esatto, esatto, un pannello diverso che magari parte con un metro di giudizio un pochettino più basso e quindi rimane più basso poi per tutta la gara, insomma. E ora ti chiedo? Ora niente, ora siamo contenti di questi due podi, siamo più che soddisfatti per come sono messe le altre coppie, le classifiche, credo che la finale sia un sogno pressoché impossibile, bisognerà aspettare naturalmente anche il Giappone, ma purtroppo è difficile, è molto difficile con due terzi posti riuscire ad arrivare alla finale, ma noi siamo contentissimi così, insomma, direi che è il massimo a cui potevamo ambire. Pensavamo prima di partire a un podio e a un quarto barra quinto posto, abbiamo fatto due podi, più di così. Meglio di così non si può assolutamente fare. Bene, grazie. Esatto. Grazie Franca, grazie davvero voi, sempre. Sempre così preziosa, e noi naturalmente applaudiamo te, applaudiamo la tua coppia, perché veramente ci regalate sempre emozioni straordinarie. E speriamo di continuare a scararvele. Certo, salutaceli tanto, Franca. Grazie, intanto, grazie ancora. Grazie tantissimo, va bene. Un abbraccio. Okay. Un abbraccio davvero ai tuoi ragazzi e complimenti per l'ottimo lavoro.